Ciao a tutte, benvenute in un mio nuovo video. Oggi video misto di shopping. Vi voglio far vedere alcune cose che ho acquistato in saldi e non. Prima di iniziare, vi ricordo se vi fa piacere di iscrivervi al mio canale, di lasciarmi qualche like e di attivare anche la campanella per ricevere le notifiche e essere avvertito ogni volta che esce un mio nuovo video. Vi ricordo che mi potete trovare anche su Instagram e su TikTok, questo è il nome dei miei due profili. Ora iniziamo subito. Il primo acquisto che vi voglio mostrare è quello che indosso. È una giacca di Nuna Lee. Io come brand ho acquistato forse una o due volte. E i due negozi in un centro commerciale nella mia città, Motivi e Nuna Lee, rimangono affiancati. Ho visto la vetrina di Motivi, delle giacche molto belle, anche più strutturate. Io ultimamente non amo la giacca molto strutturata perché non la sento comoda. Avendo questi chili in più, sento più comoda una giacca più morbida. Sono entrata da Swiki. E ho visto le giacche, non mi piaceva assolutamente il materiale, il costo era comunque tipo quello di Nuna Lee, poco meno. Quindi sono andata da Nuna Lee e poi sarei andata successivamente da Motivi. Da Nuna Lee mi sono fermata e ne ho acquistate tre. Non fate caso oggi al mio dito, mi sono aperta un dito togliendo le catenelle solite d'acciaio, non avevo gli occhiali. E l'anellino mi è entrato nel dito e anziché sfilarlo, l'ho tirato e mi sono fatta un taglio. Mi fa malissimo, cioè con le banalità ti fai ancora più male, quindi ho un dito non bellissimo da vedere, perdonatemi. Allora, la prima è in verde, quindi ho deciso di puntare anch'io sui colori, come ha fatto Ela del canale La Fashion. E ho voluto prendere questa verde che dopo vi farò vedere nell'outfit, che è doppio petto e rimane poco poco più lunghetta. Mi sarebbe andata meglio la L, ma non mi piaceva di spalle, e ho voluto prendere la M. Ho tenuto il targhettino, questo è il codice di quella che indosso, e questo è il costo. Questa rimane poco più cara delle altre. Ma come manica mi piacciono di più le altre. Quindi questa è una giacca in doppio petto in verde. Comunque ve la riavvicino, forse il colore è lo 08, non lo so. Qualora siete interessati, me lo scrivete sotto nei commenti e vi lascio anche le misure se non avete un negozio nella vostra città e volete ordinarla. È morbidissima, il collo è il Adesso vi classico. mostro le altre. Bluette, la manica è strepitosa, non ha i bottoni, ma rimane rimborsata e mi piace tantissimo. Il collo mi piace leggermente di meno perché preferisco questo collo, ma non è male, è leggermente sciallato, non ha bottoni. E come giacca rimane un po' striminzita sul davanti perché arriva molto laterale, ma non mi importa. Questa con una t-shirt, una camicia bianca, mi piace una taglia tantissimo. unica, quindi non avevo possibilità di scelta. E il codice è questo e il costo è questo. Quindi ci sono 10 euro di differenza, 39,95. E l'altro 49,95. Comunque mi piace tantissimo. Dopo, qua al lato, mentre parlo, vi faccio vedere la giacca indossata. Passiamo all'altro colore. C'era su scritto il mio nome e rimane identica a quella che vi ho appena fatto vedere, ma in arancio. Il collo è sempre identico, quindi un collo sciallato, non ha aperture. Anche qua vi lascio il video a fianco dove ve lo mostro. Nel frattempo vi dico che il costo è identico, taglia sempre unica e questo è il codice di riferimento qualora siate interessate.
Il tessuto di tutte e tre è identico. Morbidissima e leggermente elasticizzata, quindi io questa la porterò rimborsata in questa maniera. I bottoncini mi piacciono, se riesco con questo dito. E comunque è così. Da Nuna Lì lo shopping è tutto qua. Poi sono stata da Tezenis e ho comprato tre reggiseni e 5 parti di sotto. Il primo ve lo mostro qua perché l'ho indossato stamattina, ieri l'ho lavato e nella colorazione nera, e per quanto riguarda la parte di sotto è fatta in questa maniera qua. Il secondo, stesso identico modello, quindi adesso vi do subito il codice, è questo qui. Allora, è triangolare, la coppa non è molto imbottita, è leggerissima. Io amo diciamo, i reggiseni triangolari, la misura è la quarta. E vi metto qua il codice e il costo. Questo colore dovrebbe essere un azzurro, ecco, non carta da zucchero, un azzurro. Sui reggiseni ovviamente non c'è la promozione prendendone uno o due, quindi ho preso questo, il nero che vi ho mostrato prima, e poi l'ho preso in questa colorazione qua. Bianco assolutamente no perché rovino di tutto. Avrei voluto quello nude, ma non, di questa linea non c'è. La coppa è sempre identica, quindi una coppa morbida. E questo è il codice, il colore di questo. Allora, prendendone 5, vi mostro subito. Allora, quelle che ho scelto io avevano il costo di 5,99. Prendendone 3 le pagate 14,99, prendendone 5 19,99, quindi ne ho volute prendere 5. Allora, questa l'ho presa per quello chiaro, il colore chiaro è crema. È una brasiliana, rimane così. Ho voluto prendere XL ed L perché non c'erano le XL, cioè non le fanno proprio dell'azzurro, quindi di questa ho preso l'XL. Il pizzo è identico e quindi questo è uno. Per questo qui ho preso anche un'altra per il color crema, che davanti è a taglio vivo, sempre brasiliana, e dietro è così. Di questa sempre l'XL, 5,99 € il costo, ma io ne ho prese 5, quindi 19,99. Invece abbinata a questo reggiseno azzurro le ho prese entrambe così. Quindi con la parte, siccome di questo colore non fanno l'XL, ma fanno solamente la taglia più grande, la L che non riesco a capire, a seconda del colore non viene fatta. Quindi ho voluto prendere questa perché queste col taglio vivo sono più morbide e le ho prese tutte e due in questa maniera. Quindi sempre brasiliana, una e una, due. Sempre L. Vi avvicino il codice. La nera che ho indosso è come questa. L'ultima cosa che ho voluto prendere è un paio di calze a 1,99 € taglia unica, fatte in questa maniera qui. Quindi col marrone mi ha attratto il fatto che fosse marrone, che questa parte sia morbida perché io ho problemi di circolazione troppo strette qui, non riesco a sopportarle, infatti ne ho tante che non sto utilizzando per questo motivo.
La taglia è unica. Vi metto il codice. E anche con Tezenis ho terminato. Poi, come ultima cosa, qua con me ne ho una perché la sto utilizzando oggi per testarla. Una ragazza, quando ho fatto vedere le acque di Wycon, mi ha su Instagram contattato e mi ha mandato la foto dove mi diceva che quest'acqua profumata, esattamente Precious, non so se si pronunci così, che sembra molto più chiara dalla foto che lei mi ha inviato, assomiglia a un profumo che è Caffè di Montale. Vi dico esattamente il nome della ragazza, Grazie. Nana Fio 91 Fiorina, che mi ha dato questa dritta per quanto riguarda questo profumo di Wycon per un motivo. Nel negozio di Wycon mi avevano detto che questo profumo corrispondeva alla Vie Belle, quindi se non fosse stato per lei io questo non l'avrei mai preso, non l'ho neanche sentito. Il profumo è identico a Caffè di Montale e vi dirò di più, questo in promozione non era nelle promozioni del 30%, non era a 4,90 € come tre profumazioni, tra le quali Alien e un'altra che non mi ricordo, quelle due che ho preso. Questo qui veniva scontato 7,90 €, ma in passato anche questo era in promozione a 4,90 € e niente è più probabile che ritorni. Ci sono 100 ml, se non ricordo male, di prodotto e per il costo che ha uno può anche esagerare e metterne un po' di più. Io ne ho acquistate tre, vi metto la foto qui, ne ho uno con me perché stamattina me lo sono portata e potete vedere quanto ne ho già utilizzato in una giornata. Cioè mi sto facendo il bagno. Comunque, come persistenza su di me, perché io so che caffè di equivalenza su molte di voi persiste. Io parlo di me. Io ho messo su una mano caffè di equivalenza e sull'altra mano questo. Questo la sera lo sentivo ancora, mentre l'altro di equivalenza no. Facendo un confronto qualità-prezzo su di me, ribadisco, non voglio paragonare un'acqua profumata a un profumo, però io parlo di esperienza personale, infatti l'ho detto anche a lei, su di me questo persiste molto di più rispetto a quello di equivalenza. Considerando il costo, preferisco comprare questi, quindi ne ho voluti acquistare tre. Basta, vi ho mostrato tutto. Fatemi sapere cosa ne pensate di queste giacche. Io sono contentissima di aver risparmiato perché non mi ricordo i prezzi di motivi, ma senz'altro ne avrei comprato con tutte e tre una o una e mezza. Adesso i costi non li conosco, ma senz'altro una giacca di motivi meno di 80-90 € non penso che possa costare. Niente, il video termina qua, io come sempre vi lascio al mio outfit e ci rivediamo così vi mostro gli accessori. Ecco il mio outfit di oggi. Ho il giubbottino nero di Zara che rimane corto e la giacca che fuoriesce un doppio petto, quella che vi ho fatto vedere prima nei nuovi acquisti. Anche se esce fuori, a me non dispiace assolutamente. La borsa è quella di Unica, personalizzata con il cuoricino verde. I dettagli sono oro ed è per quello che ho voluto mettere il baciamano oro. Le scarpe sono quelle di Primadonna che ho in rosso, in verde, in Magliettina, fucsia. fucsia. canotta e di motivi. E i pantacollant sono, o leggings, sono di Tezenis. Basta, mi levo il capospalla così vi mostro la giacca nel dettaglio. Allora, potrei spostare anche leggermente i bottoni, non ho voluto prendere la taglia più grande perché comunque indosso è comodissima e non mi sarebbe piaciuta troppo grande nelle spalle.
La giacca è morbidissima, qualitativamente non è niente di che, però sinceramente preferisco avere tante giacche di diversi colori e non spendere tanto. Questa è la giacca. A me piace da portare aperta, se riesco ad aprirla. È fatta in questa maniera qua. Per chi non volesse le spalline le può pure levare. A me piace rimborsata, mi sarebbe piaciuta di più come le altre. L'ho presa per il colore, mi piace come forma, però le altre hanno qualcosa in più perché quella ricciatura, secondo me, è molto fine ed elegante. Vi lascio al resto del video. Rieccomi qua. Avete visto che ho fatto tutto tono su tono, quindi col verde, col nero e niente, quindi ho reso un outfit sportivo con una giacca un pelino più elegante. Io come giacche ero rimasta un po' sprovvista, a parte nera, blu e una beige che avevo modificato in nera. Una rossa di Zara non la utilizzo perché mi macchia. Poi ne ho un'altra, se non ricordo male, di motivi che adesso mi sono ricordata, che è un arancio però un po' più caldo, non un arancio fluo come questo, però già che non ne avevo più perché le ho quasi tutte date via o vendute per il cambio di taglia. Basta, mi mostro in velocità gli accessori. Qua ho il baciamano di Unica Accessori, vi lascio sotto il link di Unica. Per quanto riguarda questo, se vi piace, andate nello shop, ci sono quattro baciamano che potete scegliere. Una ragazza mi ha indicato, esattamente mi sembra Olivia, mi ha indicato i baciamano che vendono su QVC. Andrò a vederli, che sono di Valeria Marini. Andrò a vederli perché mi ha detto che sono molto belli, quindi volevo segnalarlo anche a voi. L'anello è un anello che veniva venduto doppio di Swarovski e io ho voluto mettere singolo per fare una cosa più delicata, anche perché c'ho pure sto ditone. Per quanto riguarda le collane, adesso ho un po' un groviglio, però le ho un po' sovrapposte e ho questa che mi aveva mandato nell'ultimo ordine Unica, quindi sempre in acciaio, e questa della famiglia che mi piace tantissimo, che avevo ordinato sempre da Unica, questa l'avevo ordinata io, e la piastrina di Pandora personalizzata. Gli orecchini, quelli di Ambrosia, e quelli invece di Stroili, la luna e i due cerchietti in oro giallo. In quest'altro braccio qua, mi tiro su, ho il mio Apple Watch, il bracciale di Rebecca, Simil Louis Vuitton di Maida, poi ho questo bracciale di Stroili con i cubotti, Simil Cartier di Maida, questo con il Teddy acquistato su AliExpress, che è questo qua. Se siete curiose potete vedere il video dove li mostro. Quest'altro con la maglia Simil Pandora Me e l'orsetto e la mappa appesi sempre di AliExpress, su fil personalizzato. Poi ho quest'altro in acciaio con la chiave e il lucchetto di Brosui. Pandora con il lucchetto in argento e la chiave. Le due fedi, l'anello ti amo, I love you, e non porto nient'altro. Come tinta, una delle tinte che avevo acquistato da Wacom, c'è un video dedicato ed è esattamente la 169. Basta, il video termina qua. Spero come sempre di avervi tenuto compagnia. Vi auguro una buona giornata e noi ci vediamo prestissimo con un mio nuovo video. Ciao a tutte!